Bella a tutti ragazzi, sono Mdino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Oggi siamo qua con il 20° episodio dello Sniping in Live. Oggi, come vedete, strano, sono con l'account di mio fratello. Perché? Perché in pratica voglio portare sull'account principale Mdino la medaglia doppia uccisione come medaglia più ottenuta. Solo che se gioco col cecchino continua a salire quella che al momento è la più ottenuta, ossia un colpo morto che è tipo 25.000. E quindi, non volendo usare il cecchino, sono andato sull'account di mio fratello, dato che sugli altri account non mi andava di usarlo perché mi si abbassa il rateo, no? Non so, sto un po' scherzando, però d'altronde un po' è vero. Comunque, questa è la motivazione, sennò con l'account di ZBKHD, che comunque voi tutti benissimo sapete che è mio fratello, e usiamo il DSR. Sono rimasto abbastanza sconcertato nel sapere che lui ha i cecchini diamante come me. Davvero, non sapevo ce li avesse. E mi piacerebbe adesso in questo periodo tornare a fare magari qualche video con lui, perché comunque voi li apprezzavate molto, a me piaceva farli, mi diverto, perché comunque fare le cose con il proprio fratello è sempre bello. Però non lo so, dovete farmi sapere voi se vi andrebbe o via così. Ok, siamo su Carrier, come avete potuto benissimo vedere, e stiamo usando il DSR diamantato, e vediamo un po'. Allora, su Carrier bisogna gestirsela, anche se comunque, essendo una delle mie mappe preferite dal giocare col cecchino, quasi sempre riesco a giocare al meglio. Piccolo fail. Grande fail, l'avevo preso questo. Aspettiamo, basta che esci, aspettare un attimo. Ok, stavo davvero failando troppo per i miei gusti. Perfetto. Ok ragazzi, siamo 5-0, la partita sembra essersi avviata nel migliore dei modi. Mirata, oh, Colette, che culo. Fatto collateral, ora mettiamo qua un guardian e gestiamocela in questa zona, anche se i miei compagni hanno invaso lo spawn e l'hanno fatto cambiare malamente. Ok, il cecchino DSR era da tanto un po' che non lo utilizzavo, infatti utilizzavo quasi unicamente il ballista, dato che comunque mi stavo trovando meglio. Comunque mi sembra che col DSR me la cavi lo stesso bene, siamo 7-0. Uno con la pistola ogni tanto ci sta, perché poi rischiavo di morire in modo stupidissimo. Sì, i nemici sembrano campers, non ci sono in nessuna parte della mappa. Il mio guardian sta prendendo... Cazzo! Mi ha sbucato lo stronzo. Perfetto, 11-1. Poi ragazzi, volevo augurarvi delle buone vacanze di Pasqua, perché comunque so che tutti sono contenti quando arrivano le vacanze, anche se comunque sono 5 giorni, non è che siano proprio un'infinità, sono sempre giorni dove ci si può rilassare e magari staccare un po' dai ritmi della scuola, che sono sempre molto pesanti. Quello ce n'è uno, perfetto, lì dietro anche ce n'è uno. Sta partita sembra essere abbastanza lunghetta. Perfetto, così chiuda la bouncing e riniziamo la nostra serie. Bye bye. Mettiamo uno qua in middle che può risultare comodo. Mori. L'ho preso tipo nel fumo, non mi sono neanche accorto che c'era, l'ho preso. Colpi di culo fanno sempre bene. Siamo 18-1 e comunque sto giocando bene, perché sto utilizzando quasi solo il cecchino VSAT. Andiamo questo a prenderlo con la pistola e prendiamo su un Vector, arma OP. Mio fratello è strano, perché comunque lui ci ha nerdato un bel po' su questo gioco, quasi come me, e solo a collateral 3, non c'è il quarto, vabbè che me l'avevano splittata. Culo. Via, si potrebbe addirittura provare il nuclear. Ok. Merda. Che culo. Ok. Mamma mia, con l'ultimo colpo l'ho preso. Sto utilizzando molto lo switch col Vector, che penso sia abbastanza necessario alle volte. 27-1.
altro Visat. C'è tempo e c'è spazio, basta gestirsela bene. Andiamo con calma. Fail. Fail. E non devo farmi prendere dalla foga. Ah, a 21. Vabbè dai raga, comunque era abbastanza difficile fare il nuclear man, mancavano 9, era quasi impossibile. Comunque siamo 32-2. Il video sta venendo da 5 minuti e qualcosa, quindi né troppo lungo né troppo corto. Mi scuso se ho utilizzato un po' troppo il vector, ma... ah, cazzerola, peccato. Mi sembrava abbastanza necessario, dato che in serie così. Comunque il DSR, raga, rimarrà sempre la mia arma preferita. 37-3. Spero che la partita possa esservi piaciuta. Mi scuso se l'ho fatto con l'account di mio fratello, ma comunque avete visto che non c'è stato alcun cambiamento nel corso del video. Spero che vi sia piaciuto, come appunto vi ho già detto. Se è stato così vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento. Se ancora non lo siete vi invito a iscrivervi al mio canale. In descrizione trovate due pagine Facebook che a mio parere potrebbero essere abbastanza interessanti da seguire. Vi invito ancora a iscrivervi al mio canale. Per oggi da Mirino è tutto e bella.